Ricordiamo in che data? Questa è nell'84 l'ho fatto. Io adesso, se volete vederla lì, peccato che non c'era filmato, se no ho fatto un bellissimo filmato da far vedere, ma non c'è l'innesto, il mio innesto con l'innesto qua non va, per cui sono Però ogni tanto in fregato. modo autodidatta fa dei bellissimi manifesti, Quello no? lì è un poster, E che il io ho poster fatto proprio dove sull'occasione di questo convegno. È un poster, lo guardate se vi interessa, è lì, è da vedere, comunque con diciamo tutti i che è un santi patrimonio presenti. anche lui della Val Camonica, Ma no, non sono patrimonio di patrimonio, memoria. io cerco, Ho per fatto la esempio, ricerca vi delle dico una maghe. cosa, sono un appassionato del dialetto camuno, mi cimento a fare poesie, perché sono anche un po' poeta, poi mi cimento a fare poesie dialettali. Alcune un po' boccaccesche, altre meno, altre un po' storiche, altre però tutte in dialetto, ma anche in italiano. E ci tengo molto perché ho collaborato con un prete che era da un parroco, Don Lino Ertani, che per i camuni lo conoscono, era uno studioso, un erborista. Con lui andavo alla ricerca delle piante vecchie, per cui con lui andavo alla ricerca delle parole vecchie di Camuni che sono andate in disuso, ve ne dico una per i Camuni che forse non lo sanno, Iono, Iono, chi lo sa che cos'è la Iono? Invece la Iona in dialetto Camuno è l'altalena, per cui sono parole che se non si scrivono, e io l'ho scritto più di una volta, No, e non finisce diciamo, più, è un vulcano, ma per no, cui sono determinato. Siete molto più bravi di me. Prima che Amoruso molli la cadrega, gli voglio chiedere una cosa, ma che ho chiesto a tutti e tutti mi chiedono, ma l'arcobaleno in dialetto, come si diceva? Cahanigoi, ecco, è l'unico che me l'ha detto. Ho chiesto a persone anziane e già ricevute. Come Cahanigui. si diceva l'arcobaleno? Arcobaleno, mi No, dicevano. arriva l'arcobaleno, quando c'è l'arcobaleno caccia le nuvole. Allora i camoni l'hanno chiamato il Cahanigui. Perfetto. Grazie, Bellissimo. grazie. Oggi è stata utilissima anche solo per questo. Allora, Pierluigi Milano, vi sono estremamente Grande avvocato grato. Milani, grande avvocato Milani. Vi sono estremamente grato perché ho fatto 6 anni avanti e indietro dalla Pennsylvania, no, da Filadelfia, dove ero vice governatore della Fondazione Calabro Sicolo Campano Abruzzese. Nella vacanza, no, della Lesi di Lombardia e Mondo, ho fatto praticamente questa esperienza americana. E prima di te avevo incontrato un'associazione dei prigionieri di guerra a Pittsburgh, un'associazione che è a Milano perché moltissimi prigionieri sono andati là e si sono distinti perché, oltre che fare una filodrammatica, un complesso, hanno costruito nel 1945 la Chiesa della Pace. L'emigrazione lombarda negli Stati Uniti è un'emigrazione estremamente poco conosciuta. Conosciuto solo uno che faceva salami dalle parti del Missouri, quale dopo ho perso le tracce, ma Milano ha trovato un'emigrazione lombarda, quindi soprattutto bergamasca e bresciana, nelle miniere, no, della Pennsylvania. Queste miniere voi le vedete nel film Il Cacciatore. Lì c'è stata un'emigrazione italiana, siciliana e polacca. Quindi tu adesso ci racconti la tua storia, è estremamente importante, perché soprattutto in merito. Grazie Pierluigi di essere qui. Grazie Daniele, grazie a voi. Esordirò con una lettura di una lettera che mi è stata inviata nel 2014. Susan Corbelli Bowers, presidente della società dell'area storica di Monongahela, figlia di Luis e Mary Corbelli di Monongahela, nipote di Francesco e Margherita Corbelli di Malegno, nipote di Giuseppe e Assunta Albero da Napoli. Quindi ho avuto il piacere di conoscere questa persona e quando abbiamo celebrato il gemellaggio, io ero un partecipante, tra il comune di Orlo San Pietro e il comune di Monongahela, Susan ha mandato questa attestazione. Cari amici di Orlo San Pietro, oggi più che mai l'importanza di ricordare le nostre origini sembra permeare tutte le culture.
ha sentito anche prima. Ciò è vero soprattutto negli Stati Uniti, dove le comunità sono aumentate negli oltre 200 anni a causa della fusione di etnie provenienti da tutto il mondo. E qui a Monongahela, che si è insediata una forte impronta italiana, ancora sentita dai discendenti degli immigrati italiani da Brescia e da tutte le altre regioni d'Italia che attualmente vi risiedono. Poi dirò qualcosa al riguardo. I nostri antenati, appartenenti alla grande migrazione dall'Italia di fine 800 e inizio 900, hanno coraggiosamente lasciato la loro patria, le loro famiglie e tutto ciò che era loro familiare per attraversare l'oceano in cerca di una vita migliore. Essi non solo hanno dovuto imparare una nuova lingua, ma hanno anche dovuto sopportare pessime condizioni di lavoro e discriminazioni in molti aspetti della loro vita. Tuttavia, sono rimasti concentrati, e diligentemente hanno operato per raggiungere l'obiettivo di diventare cittadini americani, cogliendo qui l'opportunità di raggiungere il successo. Mentre le vicende delle dinastie dei Mellon, che erano i banchieri di Pittsburgh, dei Freaks e dei Carnegies, che erano gli acciaieri importanti in tutto il mondo, famosi in tutto il mondo, ancora oggi ci sono Carnegie Halls in tutto il mondo, no? Sono state più e più volte raccontate le storie dei nostri antenati, che sono più care ai nostri cuori. Sì, i magnati dell'acciaio, del carbone e i ricchi banchieri avevano palazzi e monumenti edificati in loro onore. Tuttavia sono stati i poveri emigranti che hanno costruito questi palazzi e monumenti con il loro grande talento, con il loro sudore e il loro sangue. Nonostante le numerose avversità che essi hanno affrontato, hanno continuato a mantenere l'orgoglio del loro lavoro e fiducia in se stessi. Lo hanno fatto attraverso la costituzione di imprese e società italiane di mutuo soccorso, attraverso la costruzione di una chiesa che a Monongahela era la chiesa cattolica di Sant'Antonio, San Anthony, e di una scuola annessa, adesso sono chiuse tutte e due, attraverso l'avvio di centri sociali italiani volti a sostenere il loro inserimento nella valle di Monongahela. Essi hanno compiuto tutto questo senza cedere i loro valori e la loro cultura. Bello questo. Grazie alla determinazione di queste straordinarie persone, con la P maiuscola scritta, provenienti dall'Italia, noi, loro figli discendenti, viviamo ancora a Monongahela e cresciamo le nostre famiglie per lo più alla stessa maniera italo-americana. È una bellissima testimonianza che ci parla di queste cose. Allora, io cercherò di essere, togliamo l'orologio, di essere stringato e di non rubare tempo ad altri. Quindi sono il nipote di un emigrato due volte negli Stati Uniti d'America, Luigi, di cui porto un pezzo del mio nome, Luis Milani, sulla tomba c'è scritto Luis, nato a Maligno il 2 febbraio 85, morto il 22 novembre 1918 a Monongahela, a soli 33 anni, causa spagnola, cioè l'epidemia di spagnola. Lui aveva 33 anni quando io qui avevo 66 anni in pieno Covid, cioè ho avuto un attimo così, un anno digestivo, ho avuto un attimo di tremarella, no? Non mi soffermerò sui dettagli, avendo peraltro ricostruito la storia della mia famiglia, del nome, eccetera, in vari libri. E anche la vicenda del nonno Luigi era infatti rimasta sepolta per 82 lunghi anni nella memoria familiare e paesana, come peraltro quelle di altri malignesi, comuni, di cui si erano perse le tracce o che, rientrati in patria, si erano etichettati con nominio, o erano rimasti etichettati con nominio Olivari, che tradivano esperienze di vita vissuta di cui si era smarrito il figlio. Ad esempio, in famiglia si parlava di questa nona americana, o americana, che un po' c'è un po' in tutti i paesi la nonna americana, a dire la verità, una mia bisnonna, Maria Guarinoni. Oppure c'era il soprannome Mereca, dei Baffelli o dei Doller, dei Domenichini, o a Burno, ad esempio, c'è ancora oggi la famiglia degli Wright.
che non so proprio perché deriva da All Right, ma loro lo pronunciavano così, quindi gli hanno appioppato questa cosa. No? Mio padre, Mario, classe 1912, orfano a soli 6 anni, senza mai aver conosciuto il proprio genitore, che era partito per l'America quando lui aveva 1 anno, mi ripeteva spesso che un giorno avremmo varcato l'oceano e saremmo andati a cercare la tomba del nonno. Poi le vicissitudini familiari, eccetera, eccetera, non sto a raccontarvele, non fu possibile dare seguito a quel proposito, ma nel 2000, 3 anni prima che papà morisse, acquisito via internet il contatto di cui dirò, decisi di rompere gli indugi e partire alla mia personale riscoperta dell'America. Portai con me mia figlia, che allora aveva 13 anni, e tornai a casa con la buona novella dell'esistenza di una tomba, della tomba ancora del nonno, ma soprattutto, e questo è ciò che mi è servito, al di là dell'affetto per la tomba, per la tombstone del nonno, no? L'esistenza di una vasta comunità di camuni e bresciani e bergamaschi fatta di anziani, figli e nipoti, di cui ho riprodotto le foto anche nei miei reportage, immagini di luoghi, di persone che senza dubbio suscitano una forte emozione. Mi era capitato nel 1999 di imbattermi in un personaggio importante, l'architetto Terry Necciai, grande appassionato di storia, discendente anche lui di un bisnonno emigrato in America, proveniente da Monte Catini, tutta una storia particolare che scavalco, e dal contatto con questo architetto derivò una relazione di fitti scambi di corrispondenza, informazioni, 9 viaggi, nuova ospitalità e poi anche reciproca. Il mese scorso ho avuto qua il fratello di Terry Necciai con sua moglie, con altri, eccetera, eccetera, che li ho portati a vedere l'isola, eccetera, tante parti della valle che peraltro conoscevano già perché c'erano già stati. La catena di eventi che portò moltissimi emigranti bresciani nell'Ovest della Pennsylvania si caratterizza per alcune peculiarità. Le genti, in particolare quelle delle valli bresciane e bergamasche, avevano una tradizione di lavoro nelle miniere, come è stato ricordato, e nelle ferrarezze. E per quello che venivano mandati a lavorare nelle miniere di carbone, ma anche a costruire ferrovie, perché costruire ferrovie servivano per arrivare alle miniere, la ferrovia, ma erano anche lavori abbastanza dequalificati che però richiedevano una familiarità con l'acciaio. E io ho trovato che già nel 1874 un certo numero di aspiranti minatori fu richiamato nella valle dello Yagaveni, che è un affluente del fiume Monongahela, e per spezzare uno sciopero nella città di Buena Vista. Molti di essi avevano cognomi dell'Italia settentrionale e nel 1882 il giornale Daily Republican, che era un giornale locale, riferiva che un gruppo di italiani era arrivato a Washington, Pennsylvania, cioè non Washington, distretto di Columbia, la capitale, ma Washington, Pennsylvania, che è vicino a Monongahela, per aiutare a costruire una ferrovia. L'anno seguente, lo stesso giornale riferiva di un altro gruppo di lavoratori italiani arrivato nella valle dello Yagaveni per costruire la ferrovia che da Pittsburgh portava a Mixport e a Yagaveni. Fu a metà di quel decennio che diverse famiglie bresciane andarono nella valle del Monongahela, che è un fiume non di quelli principali per portata d'acqua, ma che nella cultura americana, nordamericana, è molto importante. Troverete esempio anche nelle canzoni di molti cantanti, anche non solo folk, ma anche rock, come il famoso Bosch, che ha cantato Monongahela più volte, e nei film, insomma. I loro cognomi erano Pezzoni, Milani, Broggi, Carrara, Domenghini, a cui si aggiunsero i Guarinoni, Castagna, Baira, Pestonielli della Val Camonica, ma i Valtrumplini, Abatti, Zanardelli, Lazzari, i Clarensi Montani o Montana, o Montagna, c'è un famoso giocatore di baseball americano, famosissimo, Montana, che tutti è originario di Chiari, ma quelli di Chiari non lo sanno, io ho anche scritto, ma si vede che non mi interessa molto, e Vecchio, cognome Vecchio, ad esempio, Vecchi, molti bergamaschi, ad esempio Previtali, Ravasio e ancora altri, Comaschi, poi ne citerò alcuni,
Ecco, pare che il capofila del gruppo bresciano fosse un certo Vittor Pezzoni, originario di Malegno, che arrivò a Monongahela forse già nel 1883, quindi siamo, cioè, poco dopo l'Unità d'Italia, per capire, per avere delle coordinate di riferimento, poco dopo la guerra civile americana, no? Quindi questo qui già andava là, ed era noto, aveva 26 anni, era noto come un arruolatore di manodopera, oggi diremmo un caporale, no? E quindi organizzava i viaggi di andata e ritorno, perché non erano viaggi per stabilirsi là, erano viaggi per fare moneta, come si diceva, tornare a casa e portare i soldi alla famiglia, comprarsi il campolino, fare quello che diceva qualcuno che aveva, che diceva di Rodi, il bisnonno che era tornato e aveva comprato probabilmente la casa o il campo, la mucca, quello che era. Il cognome Pezzoni è peraltro uno dei più diffusi nei paesi di Malegno, Losina e Ossimo, nella bassa Valle Camonica. E a quanto pare sarebbe stato lui o un suo esatto omonimo, Vittor Pezzoni, a accompagnare a Monongahela mio nonno Luigi quando fece ritorno da adulto ormai, fece ritorno in America dopo essere rientrato con la famiglia dalla prima immigrazione alla fine dell'Ottocento. Monongahela come cittadina, che erano degli insediamenti sparsi, diciamo così, più che altro era una zona, ecco, con vari villaggi, ecco, Monongahela aveva la reputazione di essere una cittadina accogliente, pronta a fare spazio ai nuovi arrivati, e in alcuni casi i sindaci delle città uscirono dagli schemi preconcetti e accolsero i nuovi gruppi etnici, prendendosi cura delle esigenze particolari di quelli che erano definiti i randagi, e noi rientravamo tra questi. No. Infatti, alla fine del XIX secolo, la maggior parte degli americani parlava degli italiani come di una razza a parte. No. Molti di loro trovavano italiani, trovavano lavori solo temporanei, a giornata, oppure per spezzare gli scioperi, o come lavoratori sostitutivi, eccetera, eccetera. Di certo nei loro confronti incideva anche il pregiudizio religioso ed erano così mal visti come papisti, perché la cultura WASP, white, anglosaxon, protestant, no, vedeva i cattolici come una minaccia, cioè un inquinamento delle loro radici, eccetera, eccetera. Poi c'erano anche altri che avevano la fama di essere sovversivi, sindacalisti, anarchici, socialisti, eccetera, eccetera. E il 7 luglio 92, il giorno dopo che lo sciopero di Homestead, che è l'acciaieria, una grande acciaieria che esisteva alla periferia di Pittsburgh, no? Dopo che era stato spezzato con la polizia della Pinkerton, il Daily Repubblica pubblicò una storia secondo cui alcuni immigrati italiani assunti per fare uno scavo fognario, la città non poteva permettersi di pagare più di $1.50 al giorno per ogni lavorante, erano stati bollati con parole provocatorie come italiani di M, cacciamoli via, cacciamoli fuori, eccetera, eccetera. Andiamo alla conclusione. Meritevole, dicevo, di considerazione è la vicenda della famiglia Pezzoni, originaria di Malegno. Vittor Pezzoni era definito The King, cioè addirittura quando morì apparve un trafiletto sul giornale locale, adesso non ricordo il nome, sulla morte del King, del re. No? Aveva sposato una varesina, una certa Lucia Gamberoni, i due si erano arricchiti ed erano diventati molto influenti, vendevano cibi importati dall'Italia, tra cui formaggio, maccheroni. Gli italiani poi siamo rimasti un po' etichettati con queste storie dei maccheroni e degli spaghetti, no? Ed erano conosciuti anche come banchieri per stranieri. Le banche di cambio non dobbiamo immaginarcele come quelle attuali, certo c'erano, però per gli stranieri, per i lavoratori immigrati, le banche di cambio, come quella di Pezzoni e di Gamberoni, erano peraltro comuni in tutto Western Pennsylvania, mantenendo valuta del Regno d'Italia a portata di mano, potevano consentire ai lavoranti di cambiare i dollari e mandare i soldi alla famiglia. Pur essendo Vittor il leader riconosciuto dalla forza lavoro bresciana, la famiglia Pezzoni conobbe una serie di tragedie debilitanti
per cui anche lui cade da cavallo, morì nel 1903, ha solo 46 anni, ma, quindi 20 anni dopo che era arrivato, ma la moglie Lucia non si perse d'animo e si legò a un'altra famiglia di origine lombarda, i Cova, di provenienza varesina, e a quella di Giovanni Gioe, detto Odelli, originario di Oro San Pietro, in Val Camonica, riuscendo a incrementare l'attività del clan fino a includere un negozio di abbigliamento. Nel 1907 sposò la Gamberoni, sposò in seconda nozze il Valtrumblino Victor Abatti di Collio, legato ai Lazzari, altra famiglia emergente dalla comunità italoamericana di Monoghera. Anche Luisa Lazzari, patriarca della famiglia, aveva alle spalle una storia simile a quella di Pezzoni, un'agenzia di navigazione a vapore, un negozio di alimentari. Quando dico un'agenzia di navigatore non mi intendo che aveva le navi, cioè commerciava i biglietti, cioè comprava e rivendeva i biglietti di navigazione, e un albergo nei pressi della stazione ferroviaria. Per un breve periodo anche un negozio in una città vicina. Poco prima del 1890 iniziò a produrre e a smerciare maccheroni sia a Monoghera che a West Newton. E Luis Lazzari aveva sposato una certa Vaira, originaria anch'essa di Oro San Pietro. Col tempo la famiglia Lazzari arrivò a possedere ben due pastifici a Monoghera, mentre la famiglia Vaira, ancora oggi assai numerosa sia a Oro San Pietro che a Monoghera, acquistò dai Lazzari uno dei negozi di West Newton. L'evoluzione, e ho pressoché finito. Nel 1905 altri imprenditori cominciarono a emergere nella comunità italiana, in genere italiani del sud, cosicché la leadership si fece meno aristocratica col passare del tempo e si articolò intorno a una pluralità di leader, lavorando attraverso le chiese, i club, le squadre sportive, i gruppi politici e molte altre strutture organizzative all'interno della popolazione. Sto andando molto per percorsi grossi, perché qui ognuna di queste cose, club, chiese, eccetera, hanno delle sottostorie micidiali, cioè molto, molto interessanti. Gli italoamericani non crebbero solo di numero, ma anche in termini di influenza e potere. Dal 1920 al 1950 gli italiani di Monoghera cominciarono tuttavia a concepirsi come un gruppo unico, invece che come bresciani o come toscani o come calabresi. Tuttavia, nello stesso punto, appunto, che sulle targhe davanti, sapete, loro non hanno le targhe, molto spesso sì, hanno la bandiera italiana, no? Ecco, nello stesso punto del processo evolutivo molti sottolinearono di sentirsi americani al 100%. Su questo influì molto la questione del fascismo e della guerra, per cui è stato un trauma per gli italiani che dovevano fare i conti che gli Stati Uniti erano in guerra con la loro patria di origine, no? E presero piede anche i matrimoni misti con neoamericani di famiglie al di fuori dei loro gruppi, come slovacchi in particolare, cattolici, polacchi, cattolici, irlandesi, cattolici. Quindi la religione era un coinvente abbastanza importante. Rispetto alla media interetnica, e questo è un dato interessante, le famiglie di origine italiana rimasero tuttavia più restie di quelle native anglosassoni a trasferirsi da una località all'altra o da una contea all'altra, perché è famosa l'abitudine degli americani di non sentirsi radicati, no? Mentre invece questo dato è un dato che contraddistingue questa gente, nostra gente, che è rimasta là. E quindi si è consolidata a differenza di altre etnie. E dal 1990 i cognomi di origine italiana nella rubrica telefonica di Monoghera City erano circa il 20-25%, e anche se la metà di queste famiglie erano frutto di mescolanze con altre famiglie etnie disperse nell'immensità del continente nordamericano. Il 75-80% di coloro che avevano un cognome non italiano aveva per circa la metà una nonna o un nonno italiano, cosicché nei primi anni del 2000 circa il 65-75% di quella popolazione locale, essendo originario di Monoghera, poteva avere una buona probabilità di avere almeno in parte un'ascendenza italoamericana. Oggi la comunità, e quella in particolare quella bresciano-camuna, sono molto ben integrate e la maggior parte dei loro componenti ha dimenticato la lingua madre, purtroppo, e spesso, quasi sempre, anche i legami con i parenti d'oltreoceano, ma
stanno tornando di moda, come si diceva prima, no? Gli italiani ora vengono, eccetera, eccetera. E gli ultimi che sono venuti da me sono andati poi, dopo essere stati in Valcamonica, a Venezia, meno male non hanno preso, scusate la battuta infame, non hanno preso il treno, il pullman elettrico, perché sarebbe stato una tragedia davvero, anche come è stata per quella povera gente che è caduta. Non così il dialetto, che non è stato dimenticato, sopravvive ancora in alcune locuzioni tramandate dai più anziani, usate più che altro come jingle divertenti da inscenare in occasione delle feste familiari, come ad esempio il camuno patahi patahu, che tutte le volte vado là, patahi patahu, eccetera, eccetera, me lo sento ripetere, nelle quali non manca mai la classica bandierina tricolore in queste feste. In conclusione, penso che il lavoro di tessitura delle relazioni di scavo, delle radici culturali e familiari compiuto, seppure da me con modalità ultra artigianali, grazie al prezioso e imprescindibile supporto di quell'amico che ho citato prima, Terry Necciai, abbia contribuito in misura significativa al riallaccio dei rapporti conoscitivi e affettivi sempre più stretti e produttivi, all'inizio insperabili, di cui il gemellaggio del 2014 tra la città di Monongahela e il comune di Camuno, comune Camuno di Fano San Pietro, la cui celebrazione è poi stata replicata a Fano San Pietro l'anno successivo, sono venuti loro a rendere pan per focaccia, diciamo, rappresenta il degno coronamento e trampolino di lancio per nuove ricerche e nuove relazioni. Allora, questa relazione è il sunto di una più ampia. Certo, quella di una più ampia che... Allora, Pier Luigi ha fatto una bella pubblicazione che meriterebbe di essere un questo è il lavoro proprio di Assagna, perché purtroppo in questo paese, a parte i rapporti italiani nel mondo che fa migrante, no? La nostra storia dell'emigrazione è soprattutto fatta attraverso la storia delle famiglie. Allora, adesso abbiamo... Bene. Un ospite graditissimo, un mantovano che ha fatto per 30 anni cosa può pensare di Mai Buongiorno, però vi posso assicurare, al di là della figura di Mai Buongiorno, è un grande intellettuale, ha fatto una bellissima mostra del preziosissimo sangue di Gesù Cristo, raccolto, cos'erano tutte? Sono bottiglie dell'Alcienza, sono bottiglie che venivano realizzate fino agli inizi del Novecento, venivano realizzate da persone per, come atti di preghiera, come atti di espiazione oppure come richieste di grazia. Due di queste bottiglie praticamente sono state realizzate, e abbiamo le fonti, sono state realizzate in un dei nostri soldati al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, per la serie Signore, io ti prego attraverso questo sacrificio che faccio, perché tutto quello che era veniva messo dentro l'arma Cristi, gli strumenti della passione di Cristo, venivano inseriti dentro nella bottiglia, non tagliando la bottiglia ma mettendolo dentro, e quindi io faccio questo sacrificio per giorni e giorni, però tu fammi tornare a casa. Quindi questa è una parentesi che abbiamo fatto alla Basilica di Sant'Andrea. Poi la raccolta delle foto, tu racconta, no, delle... sposalizio? Beh, io non vorrei chiedervi troppo, però io ho forse l'unico museo in Italia, non so se avete visto qualche volta in televisione, sono stato ospite in tantissime trasmissioni, dove parlo ho una collezione di oggetti e documenti sulla storia del matrimonio e sulla storia delle devozioni popolari. E in più ho nel mio museo ho tutta una documentazione che riguarda questo nostro così emigrato, questo Pompeo Coppini, io l'ho chiamato lo scultore dei due mondi, ovviamente prendendo spunto da altri personaggi che hanno definito con due mondi, proprio perché è un personaggio straordinario. Come sarà strutturato il mio intervento in base al tempo? Ma intanto è Gianni Bellesia, perché io parlavo come se tutti conoscessero, Gianni Bellesia, di moglie. Prego Gianni. Niente, allora dicevo, sono di Moglia, quindi sono di questo paese dove questo emigrante è partito alla fine dell'Ottocento, quindi il mio intervento sarà strutturato in questo modo. All'inizio vi leggerò un po' velocemente quello che è la storia di questo emigrato e di questo artista che è emigrato in America, e poi in base al tempo me lo segno, perché ovviamente non vorrei mai scordare, 20 minuti perfetto, entrerò attraverso delle immagini, dei documenti storici che fanno parte, alcuni, molti, della mia collezione, nella vita particolare di questo personaggio, che è veramente un personaggio molto singolare per quel tempo lì. Pompeo Coppini
e nasce a Moglie di Mantova il 19 maggio del 1870 da Giovanni e da Leandrina Raffa. Nella sua autobiografia il Coppini racconta che un avo, un certo Lorenzo Coppini di Pistoia, si era stabilito a Moglie, dove la famiglia fabbricava cremor tartaro, una specie di lievito che serviva per fare i dolci. Scrisse ancora che nell'anno 1872 suo padre condusse la famiglia a Firenze, dove il Coppini a 16 anni fu incoraggiato a modellare nello studio del Romagnoli, scultore in marmo e alabastro, mentre il suo primo maestro fu Emilio Zocchi. Entrò quindi nel 1886-87 nell'Accademia di Belle Arti, allievo di Augusto Rivalta. Risulta che il Coppini ottenne alcuni premi sino nel 1889. Completato il corso all'Accademia nel 1889, prestò servizio militare e l'11° reggimento dei bersaglieri di Stanza Firenze fino al 1891. Lavorò per poco tempo nello studio di Bertone, che considerava come uno dei migliori scultori del ritratto in Europa. Lo stesso Coppini scrive che nel suo studio, in via della Robbia, scolpì in un anno circa 500 busti. Quindi potete immaginare questo personaggio, che manualità, che praticità che aveva nel realizzare queste opere. Dal 1894 iniziò per i Coppini un periodo movimentato, dove comincia a formarsi un po' la sua idea, la sua, per così dire, costituzione politica anche. E richiamato nel primo reggimento bersaglieri durante la repressione dei moti scoppiati in Sicilia, poi alla fine che diventa così amico di questi, quindi ha avuto qualche problema. Fu inviato nelle vicinanze di Sciacca e lì praticamente ebbe questo cambio di pensiero. Quindi aderì alla massoneria nell'Oriente di Palermo il 20 aprile 1894, nell'enciclica di Leone XIII, che critica la massoneria, però lui ovviamente andò avanti per la sua idea, non si fece condizionare e quindi ritornò a Firenze e, trovandosi senza lavoro, partì per Carrara, Pietrasanta. In seguito il Coppini lavorò nel laboratorio Bacci, dove creò modelli per, ecco qui cominciamo a entrare nel vivo di questo personaggio, creò modelli per monumenti cimiteriali che, fotografati, fecero parte di cataloghi mandati in America. Partito quindi decide di, avendo visto che in America c'era questa richiesta di queste sue opere, partì da Genova come emigrante il 21 febbraio del 1896 e arrivò a Castle Garden, New York, il 5 marzo del 1896. Passò i suoi primi anni a New York lavorando sotto Alvar Dale e Giovanni Turini, che erano scultori che lavoravano in quell'epoca lì, e nelle lettere che poi sapremo tempo, me ne leggerò qualcuna, lui si lamenta del fatto che produce lui delle opere, però è costretto poi a vedere pubblicate con il nome del suo datore di lavoro, dice: per i soldi sono costretto a fare questo, ma arriverà un giorno ancora dove io avrò l'onore delle mie opere. Quindi pensate che personaggio che era all'epoca. E nel 1898 sposò Elisabeth di Barberi, che chiamava sempre Elisa, e nel 1901, anno in cui ottenne la cittadinanza americana, partecipò ad un concorso patrocinato da un giornale della colonia italiana a New York per una targa commemorativa di re Umberto I. Durante la sua carriera, Coppini lavorò a Chicago dal 1916 al 1922 e a New York sino al 1936, ma si sentiva a casa sua nel Texas, dove lavorò nel suo studio di Sant'Antonio nei primi 15 anni del secolo e dove ritornò nel 1942-1947 come titolare del Dipartimento d'Arte della Trinity University di Sant'Antonio. Molti suoi monumenti sono nel Texas, Texas State Cemetery. Ricordiamo quello commissionato dal governatore Colquitt nel 1912 per Stephen Austin, il padre del Texas, una statua in bronzo che poi vedremo, la cui fusione fu eseguita nella Florentine Foundry di Chicago. Il cenotafio poi degli eroi di Harlem, che vedremo anche dopo, è eretto nel 1939 a Sant'Antonio, e le porte per la loggia massonica The Scottish Rite Temple in Sant'Antonio, rappresentanti St. Hastings, mentre organizza la loggia del Texas, e George Washington, maestro della loggia di Alexandria in Virginia. Siamo quasi alla fine della presentazione, poi entriamo nelle immagini, che è qualcosa di molto più affascinante. Il Coppini partecipò anche ai concorsi internazionali come quelli di Cuba, privilegiando la lavorazione in bronzo, per cui incontrò spesso non solo la resistenza di chi commerciava nel pietro locale, ma ebbe in più il problema della mancanza di adeguate fonderie
per cui a volte mandò i suoi lavori alla fonderia Nelli a Roma. Nell'autobiografia il Coppini cita vari giornali che scrivevano delle sue commissioni e dei suoi concetti artistici. Amante di statue idealistiche e allegoriche che raffigurano ed esaltano i grandi benefattori, considerò il monumento come il miglior documento storico del tempo e del progresso della società e scrisse che lo scultore dovrebbe aspirare particolarmente alla glorificazione degli uomini d'affari, i veri creatori della società americana. E qui mi rifaccio al discorso dell'intervento di prima, dove il problema religioso veramente era qualcosa che era molto sentito e faceva molto la differenza. Deprecò non solo i monumenti standardizzati, ma anche quelli commemorativi sotto forma di edifici utilitari. Nel 1908 il Coppini tornò nel suo paese natale, Moglia, dove io tuttora abito, per un breve tempo in Italia, dove ricevette colorosa accoglienza e cittadinanza di Moglia. Allora ebbe l'opportunità di vedere in tutta Europa le migliori sculture moderne, compreso il probabile anche il pensatore di Rodin, che poi vedremo perché. Per la sua attività americana fu insignito nel 1931 con la commenda della Corona d'Italia. Il Coppini fece un ultimo viaggio a Moglia, nel mio paese, nel 1950 e nel 1951 venne eretto un suo monumento ai martiri della guerra. Morì a New York il 28 settembre 1957, ma fu sepolto in Sant'Antonio, dove il Coppini, la Coppini Academy che lui ha fondato, tuttora esiste, tuttora è attiva. E che però, vuol dire, io quello che voglio fare con questo mio intervento è fare in modo che questo Coppini sia ricordato, perché è un personaggio che praticamente non è più ricordato. Nel mio paese c'è un monumento, c'è la via principale, però di questo personaggio che è stato in quegli anni il più importante scultore, non è rimasto niente. Adesso vediamo delle immagini della famiglia. Mi sentite bene anche se c'è la musica? Riuscite a sentire bene anche se c'è la musica? Ecco, qui cominciamo a vedere Coppini quando parte, scultore di origine non appunto Coppini, Moglia, e inizia la carriera in America. Quindi siamo proprio agli inizi della sua avventura americana e con grande voglia di fare, di realizzarsi, e parte con una lettera di presentazione, ma che non gli serve a niente. Qui vediamo sempre Coppini del 28, questa è la moglie di Coppini, che gli rimase vicino per tutta la vita, e quindi vedremo adesso quando Coppini poi viene qui dopo tre anni dopo il matrimonio. E la cosa molto importante che vedrete in queste immagini è che lui mantenne un legame molto forte col suo paese d'origine, nonostante in America lui abbia fatto veramente fortuna, però intercalato momenti anche molto difficili dal punto di vista economico. Quello che sarà molto importante, vedo che gli abbiamo giusto, è farvi conoscere poi la realtà attraverso le lettere che fanno parte della mia collezione, di come vedeva l'America lui, come in America vengono gli italiani. Nel 1901 ottiene la cittadinanza americana e negli anni 50 diventa cittadino onorario del Texas. Ecco, questo è Pompeo Coppini negli ultimi anni, alla fine degli anni 40, e quando scrisse la sua biografia. E ovviamente lui non ebbe figli, l'unica persona che diciamo fu così indicata come figlia fu questa allieva che si vede nelle ultime immagini di quelle che vi sto mostrando, e praticamente è proprio a sinistra la Tucce, e praticamente è la sua figlia spirituale che poi ha proseguito fino alla sua morte quella che è stata l'accademia dove è fondata, che tuttora è attiva in America. L'accademia, questo è il suo memoriale dove poi tuttora è sepolto, nel giorno dell'inaugurazione. Pensate, il giorno dell'inaugurazione venne eseguita una marcia scritta dal direttore della banda del paese di Moglia dove lui è nato, e lui abita. Questo è il documento nel mio archivio che riguarda il giorno dell'inaugurazione del 1953 di questo suo memoriale, che si trova nel Sunset, nel museo del cimitero del Texas. Ecco, questo è praticamente un po' per capire un po' Pompeo Coppini cosa era come
come personaggio. Adesso vediamo un po' di cose, sono sempre filmati molto brevi, spero che vi piacciono e che siano molto chiari nella visuale. E queste sono alcune opere importanti che Compini ha fatto praticamente nel corso della sua vita, ma sono tantissime, sono centinaia nella sua biografia, dall'alba al tramonto. Ecco per quale motivo. Poi tenete presente questi busti che lui faceva per le tombe, che li faceva in Italia, li mandava in America, ma li faceva anche in America. Ecco, qui vediamo Pio Compini all'inizio con le sue opere molto allegoriche, molto simboliche, che praticamente piacquero subito, anche probabilmente entrò dentro, faceva parte anche del Rotary, entrò dentro proprio nella vita, anche forse massonica, dell'America di allora, e questo gli permise comunque di lavorare, e quello, il suo scopo non era tanto a chi con chi faccio, ma lo scopo era voglio fare quello che ho in testa. Lui ha queste ispirazioni nei suoi momenti incredibili, e quindi sono opere straordinarie di grandissima dimensione, e in tutte le foto lui manda a casa alla famiglia l'opera e la sua fotografia, ed è qualcosa di straordinario, perché ovviamente io ho quasi più di 200 lettere che ha mandato prima alla madre, ai genitori quando erano ancora vivi, poi ai parenti, e fino a quando venne poi, ve ne parlerò più tardi, tornò nel suo paese per regalare questo monumento. E Compini praticamente è un personaggio che era un tutt'uno con la sua arte, ha passato giornate, mesi facendo la fame, però a casa voleva far sapere, tranne alla madre, che lui comunque aveva ottenuto una bella vita, che in realtà in certi momenti no, perché nel 29 anche lui perse tutto, e quindi questi sono tutti altri momenti, momenti che ha fatto lui in bronzo e anche in marmo, dove praticamente... Ecco, qui abbiamo l'ispirazione, lui fece questo viaggio anche in Europa nel 1908, quando tornò al suo paese, e andò anche in Francia, dove da poco era stato esposto il pensatore di Rodin. E noi non aveva mai fatto prima statue di personaggi seduti, e da lì invece prende spunto per fare quella che avete visto prima, e dopo avrete modo di vedere quella che è una delle statue che vorrei che ha lasciato al suo paese. Questa è una statua, in occasione, che è persa da 100 anni, ma è più ritrovata, non si sa dove sia finita. Qui abbiamo altre immagini sempre di Pio Compini nel suo studio del Texas, e con il modello. Questo è il giornale del Spoken, è il giornale del Rotary Club, che annuncia che il suo iscritto Pio Compini aveva vinto il concorso per costruire questo grande monumento agli eroi di Fort Allen. Qui mandava a casa il testo in inglese con la traduzione per i parenti. Ecco il monumento straordinario che tuttora si erge imponente, con gli eroi praticamente di Fort Allen, Crockett e tutti gli altri. E questo, quando lui vinse questo concorso, quei soldi fondò, in parte dei soldi fondò l'Accademia, che tuttora esiste in Texas, a lui dedicata, ma che però ha perso il rapporto con il suo paese. Pompeo Compini, e dietro si vede quello che è il progetto della scultura per il suo memoriale, che adesso vedremo il giorno dell'inaugurazione del suo memoriale. Questo è il suo memoriale, come si trova ora, è Sant'Antonio, il memoriale di Pompeo Compini e della moglie Elizabeth. E diciamo che a livello di italiani, a parte qualcuno, ma nessuno va più a rendere omaggio a questo personaggio. Nel 1936 Pompeo Compini fonda la sua Accademia per la ricerca sull'arte figurativa, struttura che tuttora è viva. Quindi anche qui riuscire con dottor Marconcini a ricostruire, a riformare un legame tra il paese d'origine, la città d'origine, l'Italia d'origine, con il luogo dove questa Accademia tuttora lavora, e credo che sia una cosa che potrebbe essere già un progetto, anche questo molto importante. Ho ancora 5 minuti, 6 minuti buoni per farvi vedere altre immagini. Soprattutto una cosa molto importante a cui tengo è la genesi del monumento che lui ha lasciato al suo paese. E eccolo qui, Pompeo Compini praticamente viene in Italia la prima volta torna nel 1908 con la moglie. E questo qui vedremo delle immagini di quel viaggio. Lui ha girato, aveva già dei soldi, ha girato l'Europa, come dicevo prima, per prendere ispirazione su quello che era il nuovo modo di scoprire, e quindi viene a moglie. Ecco, qui a sinistra è il palazzo Compini, com'era, dove il palazzo della sua famiglia, che cui andò in disgrazia perché uno degli antenati, quando c'erano gli austriaci, praticamente
sembrava fosse in onore di insurrezione, quindi gli tolsero gli austriaci, quindi il palazzo rimane due stanze alla famiglia. Qui, nel 1908, dopo tutto questo viaggio in Europa, Puppini viene a Moglia, questa è la paese di Moglia, come era, nel centro c'è la moglie ancora con diciamo, i sindaci, le autorità di Moglia di quel periodo, e qui all'inizio gli viene un'idea di fare un diciamo una specie di monumento dentro il cimitero di Moglia per la famiglia, e il problema invece decade perché ovviamente poi invita la famiglia in America, ma dopo poco tempo i genitori, il fratello tornano a casa perché non si trovano bene, e allora questo progetto decade e nasce il progetto di questo monumento, che è un monumento molto importante perché prima prende spunto probabilmente dal pensatore di Rodin, non l'ha scritto nella biografia. Qui il momento in cui questo monumento sta per essere finito da Pietra Santa a Carrara, i notabili di Moglia invitano Puppini al paese nel 1950 e qui c'è una gran festa per Pompeo Puppini. C'è un piccolo problema però, e un attimo solo che fermo lo stop, per quale motivo? Pompeo Puppini voleva venire all'apertura quello che è il monumento, però c'è un piccolo problema. Dopo le elezioni del 48, che a livello nazionale vinse la Democrazia Cristiana, a Moglia invece vinse la sinistra. E lui ovviamente non poteva permettersi di partire con un passaporto che non gli avrebbero dato. E quindi rimane in America. Anche perché ovviamente all'inaugurazione del monumento, siccome lui ovviamente era risaputo e non l'aveva mai nascosto, che era entrato nella massoneria, il parco si rifiuta di inaugurare il monumento, e praticamente cosa succede? Nel momento in cui lui il parco va a venire il monumento il giorno prima, ma il giorno di inaugurazione non c'è, Pompeo Puppini non sarà presente a questa inaugurazione, che invece venne fatto in gran lungo, ci sono anche molti aneddoti su questa inaugurazione, per tutte le fasi di costruzione del monumento, che sono è stato collocato praticamente nel 1951. Ecco, la cosa molto importante è che vi faccio leggere dopo, che praticamente questo monumento proprio è la simbologia, proprio di solito lui faceva monumenti celebrativi, cioè nel senso, come avete visto, molto allegorici. Qui per la prima volta fa un monumento dove il soggetto è spoglio, non ha nessuna divisa, non ha niente. E nel suo concetto che ha espresso proprio nel volume unico di presentazione, parla proprio, si rende conto anche in età adulta, già di 60 anni, che il valore più importante sta nell'essenza dell'uomo, e quindi c'è questo concetto che tutti durante la guerra praticamente perdono qualcosa, i vinti e i vincitori. Quindi questo è il concetto che sta dietro a questo monumento, che se capitate per Moglia lo vedete situato davanti al monumento, davanti alle scuole elementari del nostro paese. Quindi Pompeo Puppini chiude questa sua esperienza di scultore nel 53. Vi faccio vedere, vi leggo soltanto, vi mando questo filmato di sottofondo, mentre vi leggo soltanto una lettera, perché il tempo vedo che è poco, praticamente dove lui parla del 1915, riceve, dove si trova lui a New York, riceve una lettera dove viene comunicata la Prima Guerra Mondiale, e lui scrive una cosa molto importante: abbiamo ricevuto la lettera e ci immergiamo nello stato che dovrebbe trovarvi ora che la fiamma divoratrice che chiamano guerra ha incendiato pure il nostro povero paese. Non ho pietà per gli eroi che perderanno la vita pasto dei cannoni nemici, ma mi spezzo il cuore e per pensare alle donne, i vecchi, i fermi e i fanciulli che rimarranno indietro indifesi non dalle orde nemiche combattenti, ma dal dolore della perdita dei loro cari e della perdita delle braccia vigorose che coltivavano la fertile campagna e danno vita e onore all'Italia. Adesso io vi chiudo solo questo mio intervento, sono perfettamente in orario, ci tengo molto, con un'ipotesi. Pompeo Puppini
cosa succede? Il Pio Pupini viene in Italia nel 1908, ma nel 1913, 1915, 1918, 20 è il più grosso scultore italiano, proprio questo è dato dalle testimonianze. In quegli anni viene pubblicato un romanzo in America, Antologia di Spoon River. Un ricercatore, quando io cercavo notizie originali su questo personaggio, che non fossero quelle già conosciute, mi ha mandato questa ipotesi che io sposo molto volentieri, dove citato in Antologia di Spoon River, punto di domanda, ipotesi molto plausibile, e vi spiego anche il perché. Quando in uno di queste bellissime brevi testi di Spoon River, vedete adesso cosa è scritto. Percy B.C. Shelley, mio padre, che aveva una bottega di carrozze e si avvicì ferrando cavalli, mi mandò all'università di Montreal. Non imparai niente e tornai a casa a vagare per i campi con Bert Kessler, a caccia di quaglie e peccacini. Al lago Thompson il grilletto del fucile urtò contro il bordo della barca e mi esplose uno squarcio nel cuore. Un padre amorevole ha innalzato questa stella di marmo su cui si erge una figura di donna scolpita da un artista italiano. Dicono che le cene di mio nonno fossero sparse nella tavola. Ecco che, secondo il mio punto di vista, calcolando, facendo le due conti, tempi, fama e quant'altro, credo proprio che Pompeo Coppini fosse veramente questo citato in Antologia di Spoon River. Io ho finito, sono sforato di un minuto, vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro che questa collaborazione con la sezione Matrimonio del Mondo posso in qualche modo ridare valore a questo personaggio. Io ho imparato molto durante la preparazione di questi materiali che userò anche in altre conferenze e che mi ha fatto capire quanto noi italiani, quando ci mettiamo in testa qualcosa, anche se siamo dall'altra parte del mondo, poi quella cosa riusciamo a farla. Grazie per l'attenzione. Dico allora l'amico Nino Stivale, il nostro rappresentante dei bergamaschi del mondo, prego. Allora, ricordare... mi scuso, ma proprio quando lei parlava Stivale, ma avevo annunciato non è un problema. Grazie, prego. Buona continuazione. Volevo anche dire che è considerato uno dei maggiori scultori degli Stati Uniti. Quindi oggi abbiamo, diciamo, portato fuori, no, dall'oblio due grandi storie. Allora, do la parola a Nino Stivala che ha fatto in questi anni un lavoro veramente encomiabile, che dovrebbe essere conosciuto anche a livello di Regione Lombardia, forse di più, perché ha portato in Italia quanti ragazzi? 400? 650. Allora, la soddisfazione di aver portato questi ragazzi, io te la confermo perché una ragazza mi ha scritto dall'Uruguay che dopo un viaggio in Val Camonica, lei ha cominciato a studiare a Milano ed è diventata una funzionaria della FAO. Quindi aver portato questi ragazzi in Italia... Mi piacerebbe incontrarlo. Ecco, ti darò il nome. Quindi, una delle cose che la Vesi Lombardia del Mondo dovrebbe fare non è quella naturalmente di fare chissà cosa, ma di portare, diciamo, la cultura italiana a fare in modo che queste persone poi la utilizzino nella vita. Io mi ricordo quello che ha detto, c'è stato un abruzzese che è diventato il comandante, no, negli Stati Uniti, no, delle forze armate terrestri, e gli hanno detto: ma perché tu sei orgoglioso di essere italiano? Perché essere italiano mi consente, tramite la cultura, tramite questa appartenenza, di essere un uomo migliore, che è una bellissima, ed è veramente molto profonda, no, questo. Quindi, poi c'è l'amico dei bergamaschi nel mondo che rappresenta Facchinetti, no? Roberto. Facchinetti Roberto, poi ti presento perché ci conosciamo oggi. E quindi do la parola, non per anzianità, ma per conoscenze, amicizia e affetto, a Nino Stivala. Prego, Nino. Grazie, grazie Daniele, ti ringrazio veramente per tutto quello che fai. Vedi, le difficoltà in quelle che sono le nostre esperienze sono tantissime. Qualche volta viene voglia di abbandonare tutto, di lasciar correre e di dire sarà quel che sarà. Ecco, tu hai questo coraggio e questa forza di non arrivare a questo, quindi di imporre le tue idee perché sei convinto di quello che fai e quello che dici, e noi, così almeno io per quanto riguarda la mia situazione, ci sono vicini cercando di fare questo. Allora,
l'associazione Gente Comuna. I lombardi nel mondo, abbiamo detto, sono tantissimi. Abbiamo detto che sono circa 580.000. Di questa enorme quantità fanno parte anche le poche migliaia di emigrati della Valle Camonica, dove l'emigrazione è sempre stata presente. Fin dal XVI secolo, quando la valle era sotto il governo di Venezia, centinaia di comuni partivano, nei modi in cui allora si poteva partire, per svolgere mansioni purtroppo piuttosto al limite del lavoro quotidiano. Facevano i facchini, i lanai, i vetrai, mansioni insomma, ecco, particolarmente, e forse anche alcune un po' più congeniali, come quella del piccapedre, colui che scolpiva le pietre. Va però anche ricordato che in quel periodo dalla Val Saviole raggiungeva la Serenissima, dove il padre gestiva un'azienda per la produzione di candele, anche un certo Bernardino Zendrini, nato nel 1679. Qui aveva proseguito gli studi, si era laureato in filosofia e medicina, ma oltre a svolgere la sua funzione di medico, aveva una particolare predisposizione per gli studi di idraulica e divenne così un famoso esperto di questo tipo di professione, a tal punto che la Serenissima gli dette l'incarico di soprintendente generale delle acque, dei fiumi, dei laghi e delle lagune di tutto il territorio. E con questo incarico poté dedicarsi anche ad alcune iniziative che poi sono rimaste nella storia. I famosi murazzi dei lidi a difesa delle lagune, un antesignano un po' di quello che è il Mose di oggi. E il ricordo di questo nostro concittadino camuno lo si trova ancora oggi con un busto in Palazzo Ducale. Sarà però il periodo del secondo dopoguerra quello in cui le partenze divennero sempre più consistenti. La povertà, soprattutto tra i monti, cresceva. Ne è testimonianza la poesia Emigrante, pubblicata sulla rivista La Valle Camonica del 22 gennaio 1946, nella quale sono riportate queste disperate invocazioni. Perché non ci aprono le frontiere? Perché obbligano i figli della montagna a incrociare le braccia poderose sul suolo rupestre? Forse non sanno a Brescia e a Roma che in valle da più settimane manca il pane, che stabilmente non ve ne sono, che tutti promettono e nessuno mantiene. Vogliamo che il suo sguardo sfiduciato possa rasserenarsi. I suoi figli ne hanno pieno diritto. E poco dopo le frontiere si riaprirono. La ricostruzione dell'Italia dilaniata dalla guerra aveva inizio e occorrevano sia le rimesse degli emigranti, voce importante nel bilancio dello Stato, sia le materie prime, tra cui il carbone, ottenuto dal Belgio come merce di scambio dei nostri emigrati, 136 dei quali persero la vita nell'incendio dell'8 agosto del 1956, scoppiato alla miniera di Bois du Cassier a Marcinelle. Uno di questi era di Pietro. La crescita delle partenze verso i paesi europei, ma anche oltreoceano, crescevano di anno in anno, in modo rilevante. Erano quasi 11.000 nel 1960 e se ne contavano 14.048 nel 1970, quando gli abitanti erano poco meno di 95.000 e quasi il 15% di essi aveva quindi fatto le valigie. Se poi si tiene conto che chi partiva aveva un'età compresa tra i 24 e i 45-50 anni, si può pensare che più del 40% della forza lavoro del territorio abbandonava la propria terra. Le diverse realtà sociali che hanno accolto i nostri immigrati hanno nel tempo prodotto integrazione, acquisizione di un'altra lingua,
relazione con culture, usi e costumi diversi. Ed era giusto che questo avvenisse. Non sono mai da considerare fenomeni positivi la separazione, il chiudersi in clan, la ghettizzazione. Questo però non ha cancellato la loro identità, anzi, in modi e circostanze diverse, tra cui la costituzione dei circoli, l'hanno non solo manifestata, ma l'hanno fatta apprezzare fino a trasmetterla ad intere comunità. Ovunque, ma in particolare nei paesi dell'America Latina, i nostri immigrati e i loro discendenti hanno dato lustro alla loro terra d'origine, con la loro velocità, ingegnosità, con l'abitudine ad affrontare e superare le difficoltà, con le professionalità acquisite. Tutto ciò ha generato prestigio e riconoscenza, come testimoniano i tanti nomi dei nostri immigrati e dei loro paesi che intitolano strade ed edifici. In paesi a noi più vicini, sono stati questi nostri immigrati a contribuire alla conoscenza del nostro irripetibile patrimonio culturale, con l'allestimento di mostre, con la promozione di viaggi, con l'organizzazione di convegni e di concerti tenuti dai nostri complessi corali e bandistici, senza trascurare infine gli effetti positivi che hanno prodotto il folklore e la tipicità della nostra gastronomia negli eventi festosi. In questo modo ognuno di loro ha proiettato come uno specchio l'immagine della propria terra d'origine. È stato testimone di valori acquisiti, in molti casi sono diventati ambasciatori apprezzati ed ascoltati delle bellezze e ricchezze del nostro territorio. Certo, non sono mancati i momenti critici e le posizioni a volte di chiusura e di avversione, ma se questi atteggiamenti nei confronti dei nostri emigrati sono ormai solo un ricordo, lo si deve anche al loro comportamento, a quel modo di essere anche che è frutto di un'educazione semplice ma improntata a sani principi e radicati valori. Tale situazione non poteva sfuggire alle istituzioni civili e religiose della Valle, che avvertirono la necessità e l'urgenza di non far sentire a queste migliaia di persone di essere state abbandonate. Nacque così, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, Gente Camunca, sostenuta dalla comunità di Valle, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per chi partiva e per le loro famiglie, e di informazione soprattutto per quanti emigravano oltreoceano, ma anche di sollecitazione al governo nazionale a sottoscrivere accordi di internazionali a garanzia dei diritti dei nostri emigrati. Per far questo, Gente Camuna fu tra i promotori dell'UNAIE, l'Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati, che ottenne dal governo quegli accordi di reciprocità grazie ai quali i nostri emigrati potevano godere gli stessi diritti dei cittadini di quei paesi che venivano in Italia, e quindi garanzie sia economiche che sociali e sanitarie, cosa certo non da poco, allora. Si decise inoltre di mantenere i contatti con quanti emigravano, e così nel marzo del 61, dopo non facile raccolta di indirizzi, il giornale Gente Camuna veniva spedito dalla Valle per raggiungere circa 2.500 famiglie sparse in tutto il mondo, dalle Americhe all'Asia all'Australia. Nel fondo, a firma di Giacomo Mazzoli, si diceva tra l'altro: «I giornali più belli se ne trovano dappertutto, ma noi vogliamo sperare che la nostra gente possa trovare tra le righe del nostro giornale, senza pretese, il gusto semplice delle cose di casa nostra». E così ha continuato a fare in questi 62 anni, raccontando attraverso la cronaca i cambiamenti sociali, culturali, ambientali del territorio e della sua gente. In questo modo anche chi viveva oltreoceano poteva percepire le trasformazioni dei propri paesi di origine e magari avvertire di più il desiderio di tornarci. Per alcuni ciò si è verificato e sono emozionanti i resoconti di quegli incontri, per altri invece ciò non è stato possibile,
ma hanno trasmesso questo desiderio ai nipoti, ai pronipoti, ai quali l'associazione ha rivolto un particolare attenzione col progetto Viaggio di Studi in Valle Camonica, avviato nella seconda metà degli anni 90. Avevamo infatti percepito che l'Italia per questi giovani era fonte di fascino e di ricerca di identità, era un'attrattiva che urgeva e che attendeva l'occasione per essere realizzata. Gente Camuna ha dato questa opportunità e ha consentito a circa 350 giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni di soddisfare questo intimo desiderio. Ed è stato emotivamente coinvolgente anche per noi organizzatori accogliere questi giovani e percepire dalla semplicità del loro dire e dai comportamenti tenuti il profondo amore per il nostro paese, veramente per loro una seconda parte. In tanti, a loro arrivo, ci indicavano indirizzi e mostravano vecchie foto delle case dove erano nati. Erano nati nonni e bisnonni, ed a volte riuscivano anche, nonostante il trascorrere del tempo, a localizzarle, e ad allora la gioia incontenibile diventava pianto di commozione. E quando al termine dei 15 giorni del soggiorno, durante i quali altro obiettivo raggiunto, le poche conoscenze della nostra lingua erano notevolmente migliorate, arrivava il momento di salutarsi, sembrava di rivivere le stesse scene di quando i loro nonni partivano, occhi luccicanti, mani ai finestrini del pullman che li accompagnava all'aeroporto e tanti arrivederci. Con questa opportunità di incontri con la gente e con le istituzioni, non solo della Valle, ma anche della provincia e della regione, abbia lasciato il segno, lo testimoniano i loro pensieri, i loro scritti, magari un po' stentati nel lessico, ma sicuri e convinti nei concetti che vogliono esprimere. Così infatti si esprimeva Camilla, una ragazza brasiliana appena diciottenne, con nonni originari di Sonico, nel momento del commiato dopo il soggiorno tra noi. Partecipare alla storia di una famiglia è come essere un ramo di un grande albero. Le stagioni passano, cadono le foglie, viene la tempesta, tuttavia l'albero rimane, vive nel tempo perché ci sono vincoli troppo forti tra i rami. Conoscere le nostre radici e diventare parte del nostro intimo o parte del mistero che siamo. Senza la storia dei nostri antenati non esisterebbe la nostra. E Sebastian, in un'analoga circostanza, così si rivolgeva agli organizzatori. Le belle immagini di questi paesi vengono miscelate con le parole che i nostri nonni usavano per raccontare la loro esperienza di vita. Attraverso i luoghi che abbiamo visitato, ricordiamo quelle storie. In un certo senso, rimangono in noi i legami che uniscono l'Argentina con la terra dei nostri antenati. La realtà ora è diversa da quella raccontata ed è per noi un arricchimento percepire le trasformazioni che ha vissuto l'Italia. Considerato il breve tempo a disposizione, ho voluto mettere a fuoco per quanto possibile queste due iniziative dell'associazione. Il viaggio dei ragazzi e il giornale. Si tratta di Gente Comune, infine, per capire se deve ancora continuare la sua attività periodicamente, avvia un censimento dei residenti all'estero. L'ultimo è del 1 gennaio 2020, dal quale è risultato che tra Valle Camonica e Sabino Bresciano risultano ancora 8.600 persone iscritte all'AIRE. Si tratta di una piccola schiera degli oltre 500.000 lombardi nel mondo, che sono una risorsa importante per accrescere e dare vigore ai rapporti con i tanti altri paesi in cui ormai risiedono, per diffondere sempre di più le bellezze del nostro territorio e le qualità del nostro Made in Italy, e dare concretezza al comma 5 dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Lombardia, che recita: la Regione sostiene e valorizza le comunità dei Lombardi nel mondo. E vorrei aggiungere,
anche chi da sempre ad essi è stato vicino. Si vuole sperare che la nuova legge regionale, che ci auguriamo possa essere quanto prima approvata, tenga conto di queste residue realtà associative, dando ad esse concreta possibilità di continuare a mantenere i rapporti con i lombardi nel mondo. Grazie. Allora, do la parola all'amico Roberto Facchinetti, che rappresenta Carlo Personelli e l'ente bergamaschi del mondo. Quando è nata l'associazione Mattoni del Mondo, la prima cosa che ho fatto sono dovuto trovare che eravate considerati la superpotenza. Poi per 20 anni no, non vi abbiamo visti con la regione Lombardia, adesso siete tornati con grande piacere, quindi stiamo collaborando, perché volevo dire che questo forse non è un grande avvenimento storico, ma è la prima volta che ci troviamo in un convegno come tre associazioni. Innanzitutto grazie, al di là del mio nome e cognome magari più famoso con un cantante a Bergamo, ben conosciuto, che sei un ragazzo di tu, esatto, porto i saluti di Carlo Personeni, che da quando ha ripreso l'attività come presidente e con il rinnovato direttivo ha dato quell'impulso che ha portato anche ad essere più presenti anche in regione Lombardia come rappresentanza. Carlo mi aveva dato 2 mandati, avevo sia la rappresentazione delle attività, quindi anche in ordine al percorso Bergamo-Brescia, capitale della cultura, il titolo del progetto era Illuminare le città. L'ente bergamaschi aveva pensato ad un progetto Illuminare le città con la presenza di chi? Prima tu citavi che abbiamo dei santi in paradiso. Voglio ricordare 2 santi importanti, San Giovanni XXIII e Paolo VI, che quindi sono ulteriori 2 santi a favore di queste attività, e credo che collegare anche, perché emigrazione è stato anche elemento di fede. Prima si rappresentava il tema dell'importanza delle emigrazioni, la fede era una delle prime cose che portavano nelle valigie di cartone. I ricordi dei santuari mariani erano ricordi. Noi abbiamo anche noi, io vengo dalla Valle Imagna come Carlo Personeni, un santuario che era caro a Papa Giovanni XXIII, che è il santuario della Madonna della Cornabusa, da lui definito santuario più bello del mondo, perché non costruito da mani d'uomo. È una grotta naturale dove anche qui le vicende narrano di una statuetta portata in questo luogo durante il periodo delle lotte guelfe ghibelline, e perché nella nostra valle abbiamo anche questa particolarità, per chi non la conosce, di avere un comune, la Dogana di Venezia, quindi il territorio di Venezia rientrava fin piano Vallimagna, e il piccolo comune di Brumano era invece possedimento di Milano. Quindi nella nostra valle ci sono state queste lotte intestine, fratricide, tra guelfi e ghibellini, e lì una pastorella, guarda caso del mio comune, io vengo il comune di Berulita, il santuario si trova oggi nel comune di Sant'Omogono Terme, ha trovato l'utilizzo nuovamente della parola e dell'udito, quindi anche qui c'è il fenomeno del miracolo, la simbologia con Lourdes, e quindi uno delle progettualità erano appunto questi percorsi di fede, sia per quanto riguarda sotto il monte con il santuario della Cornabusa, ma anche il tema di Concesio, quindi il luogo natale di Papa Paolo VI. Definiamoli 2 giganti della Chiesa, perché sono 2 persone che hanno cambiato la Chiesa dopo oltre 1960 anni, quando comunque un papa considerato di transizione vecchio
alla fine della sua vita ha sconvolto la Chiesa, ha aperto le porte della Chiesa e purtroppo le vicissitudini umane Dio l'ha chiamato a sé e un altro Papa ha concluso questo lavoro importantissimo di cambiamento della Chiesa. Il Concilio Vaticano II. Diciamo che anche Papa Giovanni è stato anche lui emigrante. Credo che in Lombardia non ci siano famiglie che non abbiano vissuto l'emigrazione e che non conoscano persone che nella propria famiglia, nella propria storia abbiano avuto emigranti. L'importante, credo che la legge in questo momento, come dicevi, così come il tema del turismo delle radici, in questo caso svesto un po' i panni del membro del consiglio dell'ente bergamaschi, ma da amministratore, credo che sia più importante il coinvolgimento delle associazioni, perché sono quelle che mantengono i rapporti con i cittadini all'estero. Credo che la normativa debba darci una mano anche nel concedere alle associazioni i dati degli emigranti, dei tanti emigranti che anche in questi anni partono. I dati di Migrantes per la provincia di Bergamo parlano di 10.000 partenze dal 2018 ad oggi. Quindi questi, peraltro, sono nuovamente linfa vitale per il Made in Italy all'estero, per la nostra immagine all'estero. Quando noi diciamo, e anche come amministratore lo dico, parliamo di tante campagne di turismo dell'italianità, i circoli sono i primi punti, i punti di riferimento per la promozione del Made in Italy, del Made in Lombardy in tutto il mondo. Le iniziative che organizzano rappresentano l'italianità, rappresentano la cultura italiana e rappresentano anche quel folklore e quell'amore che poi ci riconoscono gli stranieri. Non a caso in questi giorni, in questa settimana a Bergamo è tornata una comunità di brasiliani della regione di Botuverá, della regione di Santa Caterina, che i loro genitori avi, diciamo, trisavoli, agli inizi del Novecento sono partiti con questi piroscafi, magari alcune immagini le troviamo anche in questi santuari dove ci sono le grazie ricevute, e pensate che hanno una dispensa perché loro conoscono il dialetto bergamasco. Loro fanno la messa in bergamasco. Tutta la messa è in bergamasco, ci saranno anche parti comunque in brasiliano, però sono venuti, hanno fatto questa tournée in Bergamo questa settimana e hanno animato cerimonie religiose con dispense vescovili, perché i canti erano tutti in bergamasco. Quindi non è caratteristica, è una questione d'orgoglio. E una delle tematiche che anche si sottolineava il ruolo delle istituzioni per avere i passaporti, cioè le lungaggini burocratiche che rivendicano i nostri concittadini anche sul riconoscimento dell'italianità e delle origini. Ecco, dobbiamo trovare delle soluzioni normative. Mi auguro veramente che la legge della Lombardia ascolti le associazioni, anche perché veramente la legge sul turismo delle radici, io trovo, soprattutto nella realtà lombarda, tantissimi comuni, Bergamo 243 comuni, ha difficoltà ad essere messa a terra con le modalità che è fatta, perché in alcuni dialoghi, come amministratore e presidente della comunità montana della Vallimagna, dico appunto di
contattare le associazioni, perché sono quelle che hanno tutti gli strumenti della conoscenza, ancor più dei sindaci e degli amministratori, perché loro hanno i rapporti con i cittadini che sono residenti all'estero. Loro sono punto di riferimento anche per quei ragazzi che non partono più con la valigia di cartone, ma credo che in tutte le associazioni arrivi una telefonata dicendo: mio figlio parte, c'è qualche punto di riferimento all'estero che almeno per i primi giorni gli dia anche banalmente quel supporto morale di sentire qualcuno che parla la tua lingua. Quindi credo che questo sia fondamentale e mi auguro che anche le risorse, al di là delle complicazioni normative, credo che Regione Lombardia debba trovare quel giusto punto di caduta, anche trovando le risorse necessarie senza ingolfare troppo la burocrazia per questi enti che, come diceva Racconcini, sono volontaristici. Da volontario e da presidente di una comunità montana dal 2009 ad oggi, dico che Regione Lombardia anche in questo ha fatto delle scelte oculate, perché mi sposto su questo piano, ha dimostrato che quando si parla di associazionismo sono stati distrutti enti importanti come comunità montane nelle realtà nostre territoriali, ma Regione Lombardia con lungimiranza ha saputo tenerle, e anche se lo facciamo a livello volontaristico, lo facciamo tutti come amministratori, perché crediamo nel nostro territorio, nello sviluppo socio-economico del territorio e anche in queste relazioni con i nostri emigranti, che sono una parte di noi e quindi una parte importantissima, anche solo banalmente con le rimesse, con le abitazioni che hanno, che purtroppo come amministratori ci troviamo a dover applicare l'IMU, non per nostra scelta, ma per scelte a livelli più alti, anche perché rischiamo di finire davanti alle corti dei conti se non applichiamo le normative. Credo che questo disperda anche un pezzettino di opportunità di farli tornare, di far tornare amici come turisti, quello che stiamo costruendo in questo momento. Concludo, c'erano tanti numeri, avete detto tutti voi quasi 600.000. Se si vede la relazione poi... Ecco, le relazioni io ve le lascio. Concludo con un aneddoto che credo che possa essere declinato in ordine a tutti i lombardi. Da noi c'è una storiella che magari già conoscete e direte che è abbastanza banale. Si narra, si dice, che non fu Cristoforo Colombo che scoprì l'America. Credo che annuisce perché sa già la storia. Perché quando nella rappresentazione di Cristoforo Colombo che approda e si presentano lui gli indigeni, insieme agli indigeni arriva anche una figura un po' diversa fisicamente da quegli indigeni delle Americhe, e questa persona si approccia a Colombo e lo dico in bergamasco, poi lo traduco, però credo che Bergamo, Brescia e i dialetti siano abbastanza simili. Questa persona dice a Colombo: allora Colombo, cosa c'è del nostro in Valdemagna? Allora Colombo, cosa c'è di nuovo in Valdemagna? Quindi lo potete declinare in tutte le... Questo per dire che i lombardi sono sparsi in tutto il mondo e sono una ricchezza. Credo che veramente, grazie per il lavoro quindi sulla legge regionale, mi auguro che venga conclusa velocemente e che si ascoltino gli emendamenti delle associazioni, perché sono quelle che poi hanno i colloqui, i rapporti diretti con gli emigranti. Grazie, Roberto. Grazie Roberto di cuore. Allora, il prossimo appuntamento, 2 anni di lavoro contro la burocrazia, contro tutti gli ostacoli. Il giorno 5 novembre verrà inaugurata
verrà inaugurata, anzi verrà fatta l'intitolazione della stazione di Mantova a San Pio X. Mantova è emigrata con il Veneto, perché vi era una ferrovia che era la Vicenza, Verona, Mantova, Lodi, Porto di Genova. Lì sono passati milioni di emigranti, per cui abbiamo ritenuto, con l'aiuto della Chiesa Mantovana, soprattutto anche con l'aiuto determinante della Fondazione Ferrovie dello Stato, che ci ha dato l'elemento storico provante, che era già provato, ma abbiamo avuto tutta una documentazione, questa intitolazione coinciderà con l'arrivo di un treno storico che arriverà grazie all'aiuto anche di Regione Lombardia dell'assessore Lucente. Ci sarà un treno storico che partirà alle 8.35 da Milano, si fermerà a Cremona, a Cologno e arriverà a Mantova, intitolato San Pio X. Questo è l'anno di San Pio X, il quale fece, diciamo, ebbe il suo primo approccio a Mantova quando il 19 agosto 1887 vide partire moltissimi emigranti. Era un prete di campagna mandato a Mantova che era sconvolta dalle prime lotte sociali e dalla partenza di migliaia e migliaia di emigranti per le Americhe. Da questa lettera pastorale in cui invitava il clero mantovano ad aiutare questi emigranti, non c'era ancora la rete consolare, è nata la sua consapevolezza, no, sull'emigrazione, che è andato a fare il patriarca a Venezia ed era in contatto con Monsignor Scalabrini, che era il vescovo di Piacenza, che fondò il primo ordine a favore degli italiani all'estero. E in quegli anni lì nacquero altre attività, tra cui quello di Santa Madre Cabrini, che voleva andare in Cina, invece fu mandata, no, dal Papa di York. Erano quattro sacerdoti per 450.000 italiani, quindi fece diversi viaggi in America, una donna straordinaria, è l'ispiratrice del Columbus Day, per cui è una donna straordinaria, veramente, è una storia da leggere, al di là del sentimento religioso. Entrò in contatto con il signor Bonomelli, la cui opera Bonomelli si è occupata soprattutto degli emigranti in Europa, era un veneto che era vescovo di Cremona, opera Bonomelli chiusa dal fascismo, e in più vi era Sanguinella di Como. Per cui tutto questo movimento religioso ha aiutato i nostri emigranti. San Pio X, praticamente riassumiamo, no, l'opera di tutti questi santi, di tutti questi ordini religiosi, e durante il tragitto faremo in modo di fare una cerimonia semplice, perché per motivi burocratici è molto complicata farla alla stazione di Milano per motivi di sicurezza, eccetera, eccetera. Verrà fatta una cerimonia in ricordo di San Scalabrini e di Madre Cabrini, di Santa Madre Cabrini, e vorremmo che, visto che è anche stata intitolata la stazione di Milano, che quando si farà la legge dei Lombardi nel mondo, dicono che c'è una discussione, non si capisce con quale logica, noi vorremmo che il 21 luglio, il giorno della messa di Madre Cabrini, fosse creata la festa dei Lombardi nel mondo. Poi se litigheremo anche sui santi, beh, noi siamo sul pezzo, come sempre, Francesco, e quindi... No, perché c'è stata una discussione, perché intitoliamo Santa Madre Cabrini l'aeroporto o la stazione. Quello che mi spiace, nel 2004 è stata intitolata, no, la stazione, penso che ben pochi sappiano che la stazione è intitolata Santa Madre Cabrini, vi è una targa, e quindi sarà un modo per ricordare a tutto il mondo politico istituzionale, dico scherzosamente con mio Monsignore, che se vogliono una ricompensa nell'aldilà devono fare qualcosa da questa parte della vita terrena. E quindi concludo in gloria, non vi do la benedizione, sono un peccatore come tutti voi, e ci auguriamo di continuare la nostra battaglia ideale. Dei mantovani del mondo posso solo dire che noi siamo nati, perché quando ero sindaco è venuta una delegazione familiare per ricordarmi che c'era un signore mantovano veronese, noi siamo anche mezzi veronesi, no? Mezzo cimbro, che aveva fondato una città, quindi quando ho smesso di fare il sindaco sono andato in Brasile. In Brasile mi hanno invitato a fare l'associazione Mantovani del Mondo e da lì è nata la nostra storia, soprattutto grazie a Regione Lombardia. Io fui aiutato nei primi tempi dai sindaci mantovani e quindi sono stato un po' l'archeologo, no, diciamo, dei Mantovani del Mondo, e ho lasciato come giacimento, vedete che regalo libri a tutti perché ho la casa piena di libri, ormai mia moglie non ne può più, però abbiamo creato, so che la Val di Magna con Albertoni ha fatto un grosso lavoro di recupero della memoria, abbiamo creato una biblioteca dell'emigrazione con 2500 volumi presso la biblioteca comunale di Mantova, perché abbiamo creato un elemento. Poi siccome non abbiamo soldi, noi
facciamo tantissimi video, per cui sembriamo così grandi, così forti, ma semplicemente documentiamo tutto. Che la cosa importante è che al di là delle persone rimane l'opera di quello che facciamo. E quindi non è importante, diciamo, e soprattutto l'esempio di Piero Bassetti, che ogni volta che sono stanco, uno che ha 96 anni e ancora adesso gioco dell'emigrazione, tu dici che sono bravo, ma io devo arrivare alla tua età, matura, e dire a quel momento là che non sono stanco, per cui sono 65 anni e tu ne hai tanti di più. Un po' di più, quindi non congratulatevi con voi adesso, ma dite i vostri posti se arriverò a fare quello che hai fatto tu Stivale e quello che ha fatto Bassetti, per cui grazie, grazie a tutti e andiamo avanti nella nostra storia. Bene, dobbiamo